Questa domenica inizia il periodo dell'Avvento, periodo che ci porterà alla celebrazione del Santo Natale, dell'accoglienza del Signore Gesù nella sua umanità nella nostra vita, perché questo è il Natale, lasciare nascere Cristo nella nostra vita. Lui vuole ancora essere presente in questa storia e attende che gli facciamo spazio nel nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra intelligenza, in modo che possa manifestarsi ancora umanamente in questa storia. Allora iniziamo questo periodo di Avvento e la liturgia in questa prima domenica di Avvento ci invita ad essere vigilanti, a svegliarci, perché a volte siamo un po' addormentati. Sapete, si può essere addormentati dal sonno, ma anche a volte dalla superficialità, dalla banalità, dalla propaganda, per cui invece di vivere in modo libero, consapevole, ci lasciamo trascinare dagli eventi, da quello che gli altri ci dicono, senza prendere consapevolezza. Bene, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci invita a questa vigilanza e a questo aprire gli occhi, ad essere svegli, ma anche l'Apostolo Paolo ci ricordava di diventare persone che vivono in modo responsabile, svegli. E nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, che è preso dal capitolo 24 del Vangelo di Matteo, sono gli ultimi due capitoli, 24 e 25, chiamati il discorso escatologico di Gesù. Il Vangelo di Matteo è composto da cinque grandi discorsi e poi da sezioni narrative. Questo è il discorso escatologico, poi comincerà il momento della passione del Signore Gesù dopo questo lungo discorso da parte di Gesù. Ecco, Gesù ci vuole dire, con il discorso escatologico non ci vuole impaurire, ci vuole dire qual è il compimento, la pienezza della nostra vita, come dobbiamo vivere perché la nostra vita abbia significato sia davanti a Dio e sia davanti agli uomini oggi, in questa storia, che non sia una vita insignificante. Questo ci vuole dire Gesù. E oggi Gesù, attraverso questo brano evangelico, ci invita a stare attenti, svegli, con gli occhi aperti, non come gli uomini che vivevano al tempo di Noè. Voi ricordate? Io spero che abbiate letto e che leggiate la Bibbia a casa. Ebbene, nel tempo di Noè cosa avvenne? Che il Signore disse a Noè: preparati l'arca, perché se non ti prepari l'arca ci sarà il diluvio in questo mondo, e solo chi è nell'arca potrà galleggiare su questo diluvio, se no si muore. E ha invitato, guardate, ed è molto interessante, ci sono dei racconti rabbinici che dicono che Noè, tempo in cui il Signore l'ha invitato a fabbricare l'arca perché ci sarebbe stato il diluvio. Guardate, il diluvio non è punizione di Dio, il diluvio lo procuriamo noi. Dio non ci vuole mai punire perché Dio è padre di bontà, ci vuole bene. Solo noi provochiamo il diluvio con quello che facciamo, con le scelte quotidiane che facciamo. E siamo attenti perché ci sono preoccupazioni di diluvio, perché ormai gli studiosi ci dicono che poi già abbiamo visto come Venezia l'acqua si è alzata, come certe zone della nostra terra, e ci dicono che alcune zone della nostra terra, se continuiamo così, tra alcuni anni saranno sepolte dall'acqua, alcune città non esisteranno più. Quindi stiamo vigilando. Il diluvio non lo manda Dio, Dio ci vuole offrire un'arca perché noi possiamo salvarci, perché noi possiamo costruire diversamente questo mondo. E ci salviamo non solo noi, ma anche tutti gli altri, tutti gli uomini. E Gesù ci dice, al tempo di Noè, la gente viveva nelle differenze, perché Noè gliel'ha detto, guardate, viene il diluvio. Ripeto, ci sono dei racconti rabbinici in cui è detto che il Signore dice a Noè, deve costruire l'arca, però l'arca, e il testo biblico lo dice, lo devi fare con albero di cipresso, e Noè deve piantare questi alberi, piccoline piantine, devo lasciare che crescono, ma come mai pianti quest'albero che non portano frutto? E devo fare l'arca, e gli ridevano in faccia.
E poi quando là finalmente crescono gli alberi, comincia a tagliare, deve fare essiccare questi alberi, ma che fai? E devo preparare l'arca, e quindi li levano. E poi quando lui prepara l'arca, che nell'arca si salva, gli altri vengono, muoiono tutti. Dobbiamo stare attenti, perché il diluvio oggi c'è sia materialmente, quindi salvaguardiamo la nostra vita. Siamo attenti che ci fosse un diluvio davvero concreto dell'acqua, ma poi dobbiamo stare attenti anche alle nostre coscienze, alle scelte che facciamo. Stiamo svegli, perché penso che oggi il peccato peggiore, noi a volte non siamo cattivi, non andiamo a rubare, non ammazziamo nessuno, per carità, tutte persone dignitose e buone, però dobbiamo stare attenti che a volte siamo superficiali e siamo indifferenti. Il peccato oggi è più grosso, quello della superficialità, della banalità. Che mi interessa? Io mi faccio gli affari miei, io penso a me stesso, poi fanno tutti così, lo faccio pure io, perché devo fare diversamente? Questo vivere in modo superficiale, che piano piano atrofizza la nostra coscienza e non ci permette di vivere, di fare delle scelte quotidiane, responsabili, coscienti. Allora, su questo dobbiamo vigilare, ci invita il Signore Gesù, perché dice Gesù al tempo del diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorse che arrivava il diluvio. Perché noi poi con questa superficialità, in questa banalità, continuiamo a fare le nostre cose quotidiane come se niente fosse, non ci interessa degli altri, non ci interessa del futuro del mondo, insomma. Qualcuno oggi ce lo sta ricordando, ma noi facciamo occhi e orecchie da mercanti a volte, no? Lo dico a me stesso, io non voglio dire niente a voi perché non rimprovero nessuno, non è questo lo scopo, ma di prendere coscienza, di davvero che il Signore viene a visitarci, lo dobbiamo accogliere e dare un futuro a questa storia, a questo mondo, animati dalla presenza di Gesù. Questo se vogliamo essere vigilanti e attenti. E se vi permettete, oggi dobbiamo essere vigilanti su tutto e anche mi ha colpito la settimana passata Papa Francesco è stato in Giappone. Il Giappone è stato ferito dall'arma atomica lì a Hiroshima. Sono esplose le prime armi atomiche, le bombe atomiche, Nagasaki, Hiroshima. E il Papa, stando lì, ha ricordato tutto questo, stiamo attenti perché noi siamo anche disinteressati alle scelte che fanno i nostri politici, i nostri industriali e questo e quell'altro. Essere svegli significa cominciare a interessarci, a documentarci delle scelte che vengono fatte. Non possiamo lasciare ad altri le scelte e noi, a noi che ci interessa? Pensate, oggi il Papa lo metteva molto bene in evidenza. L'arma atomica è terribile, è il peccato più grave, ma non solo utilizzarla, ma già il tenerla, perché se si tiene si vede che un giorno domani si vuole utilizzare, ma poi quello che costa tenerla, fabbricarla, farla, noi a volte diciamo poi che non ci sono gli strumenti, i mezzi per dare lavoro alla gente, per dare la sanità, per dare l'istruzione, però per queste cose poi, per il riarmo, per la costruzione, ma i soldi li trovano. Pensate che una delle industrie più fiorenti anche in Italia è quella delle armi. Noi diciamo ai popoli, noi siamo talmente banali, a volte superficiali, che non ci interessiamo più del dolore degli altri, dei vicini, di quelli che sparano, di quelli che muoiono in mare. E diciamo aiutiamoli in casa. Sapete come lo aiutiamo? Vendendo armi e aiutandoli, invogliandoli a farsi la guerra reciprocamente. Così si ammazzano, non fanno niente e devono scappare, chi può scappare. Allora, essere svegli significa riacquistare una consapevolezza, una coscienza, leggere, approfondire, ascoltare, in modo da dover scegliere attentamente. Questo, scusate, ma questo periodo di avvento ci deve portare a questa maggiore consapevolezza, se vogliamo accogliere Gesù, perché Natale è accogliere Gesù e lasciarci determinare in quello che facciamo dal Vangelo di Gesù, dalla presenza di Gesù, dalla passione di Gesù per ogni uomo.
Gesù è passato facendo del bene, aiutando, non provocando morte, ma morendo lui piuttosto che far morire gli altri. Questo ha fatto Gesù. E allora davvero dobbiamo, in questo periodo d'avvento, disporre il nostro cuore a tutto questo. Ci sia ad esempio Maria, lì ai piedi dell'altare c'è l'icona di Maria, chiamata la Madonna del Segno, che porta Gesù. Maria è stata la donna che ha saputo accogliere la parola. Avvenga di me secondo la tua parola, ha detto Maria. Diciamo anche noi a Gesù. Allora impegniamoci anche ad ascoltare la parola. Maria ha accolto la parola, ha dato vita poi a Gesù nella sua carne e l'ha mostrato, l'ha presentato, l'ha offerto agli altri. Allora mettiamoci anche noi in ascolto, e abbiamo bisogno di ascoltare la parola. Perciò in modo in questo periodo d'avvento, davvero come Maria, avvenga di me secondo la tua parola. Leggiamo ogni giorno, ascoltiamo la parola quotidianamente, perché tutti noi, un altro simbolo che abbiamo qui, forse dai vostri posti non si vede, ma qui accanto al lampone ci sono delle canne. Perché questo simbolo delle canne? Perché la canna è fragile, è vuota all'interno, è fragile. E allora facciamo in modo, in quanto è il simbolo di ognuno di noi, perché siamo tutti fragili e deboli. Io mi sento debolissimo, fragilissimo. Però se ascoltiamo la parola di Dio, accogliamo il respiro di Gesù nella nostra vita, è Lui che ci dona luce e forza per reagire, per impegnarci, per stare attenti. E allora se faremo questo, accogliamo questa parola sua, allora lasceremo davvero nascere Gesù nella nostra vita e Lui, la presenza sua, ci renderà capaci di essere testimoni poi, pur nella nostra fragilità, della bellezza, dell'amore, della fraternità, dell'essere tutti figli di Dio, di aiutarci reciprocamente, perché questo è il grande desiderio di Gesù. La Vergine Maria, nostra madre, ci accompagni in questo cammino di avvento, in questo impegno. Allora, leggiamo la parola, impegniamoci ogni giorno a leggere e ad ascoltare Gesù, perché Lui ci dia luce e ci dia forza per diventare all'interno di questo mondo svegli, vigilanti, non ubriacati, col cuore libero per dire e per impegnarci a costruire diversamente questo nostro mondo.